Non me l'aspettavo, anche perché l'Agragas è partita anche bene, ci ha messo in difficoltà con qualche ripartenza. Dopo noi abbiamo preso le giuste misure e siamo riusciti a trovare il vantaggio. È stato purtroppo una debacle che sinceramente non mi aspettavo. Ho visto i ragazzi che erano abbastanza in forma, erano decisi, erano convinti. Forse dobbiamo veramente analizzare bene questo problema. Le volte si vince magari meritando meno. Oggi secondo me ha vinto la squadra che meritava di meno, ma a noi è capitato di vincere partite anche che non meritavamo. Il calcio è questo, lo prendiamo e non ci sono stati neanche gravi errori per perdere, sinceramente. Abbiamo sprecato, ogni tanto ci capita. Penso che più avanti non capiterà, questo sono sicuro. Poi è una grande giocata di un singolo, direi che hanno quanti? 24, 25, forse 30 giocatori che hanno giocato tra C e B, può starci, forse qualcuno anche in Serie A. Pissari è stato quello che ha portato a casa il risultato insieme però a tutti gli altri suoi compagni. Una gara in cui abbiamo dato tutto, abbiamo costruito tanto, ma per come si è messa la partita, mi sa che se giocavamo altri 90 minuti, ci avevamo messa, non facevamo gol lo stesso. Vittoria di squadra che ci ha premiato oggi dopo alcune partite in cui diciamo non siamo stati molto fortunati. Abbiamo sprecato troppo per poter vincere la partita. Al di là dei due rigori, non so quante palle gol. È chiaro che non mi attacco alla sfortuna perché se le abbiamo sprecate è stata mancanza nostra. Una volta raggiunta la salvezza, questa squadra potrà provare ad alzare l'asticella, cercando anche di vincere il campionato, di provarci, ma oggi non dobbiamo pensare a questo, oggi dobbiamo fare quello che stiamo facendo fino ad oggi, dobbiamo costruirci giorno dopo giorno, perché di questo si tratta la nostra salvezza e una volta acquisita possiamo guardare a qualcosa di diverso. Loro hanno bloccato tutti i nostri attacchi, noi abbiamo bloccato tutti loro. Possiamo recriminare forse qualche occasione nel primo tempo, però io penso che sia noi che loro abbiamo giocato una grande partita a livello difensivo. All'inizio è stata una partita un po' tattica e ci abbiamo provato in tutti i modi per comunque portare questi 3 punti a casa. Non ci siamo riusciti, ma siamo comunque soddisfatti della prestazione. Io accetto sempre il verdetto del campo e invece sono soddisfatto della prestazione, perché il primo tempo dove la partita è stata più equilibrata, noi abbiamo creato tre o quattro occasioni da gol dove potevamo passare in vantaggio, e poi il secondo tempo abbiamo preso il pallino del gioco e secondo me quello che ci è mancato è stato magari un po' più di precisione nell'ultimo passaggio o in alcune ripartenze dove secondo me potevamo fare più male. Abbiamo fatto una buonissima prestazione, è stato anche un bel derby. Forse almeno in Serie A ci sono 18.000 persone, 15.000 persone in alcune piazze, quindi è stato bellissimo, è stata una giornata di festa. Il nostro obiettivo e soprattutto la nostra speranza è che non sia soltanto l'occasione della partita del derby, ma cerchiamo di portare questa gente quasi ogni domenica.